Salve ragazze, oggi faccio un video proprio breve, breve, breve per dirvi un acquisto proprio stupido che ho fatto e per farvi vedere alcune cose. Allora, questa mattina sono andata al negozio, un negozio fisico di Rieti che si chiama Decorare Con, che è di una mia amica Antonietta, anzi la saluto, e ero andata per prendere la colla perché io, voi ormai sapete che utilizzo dopo i vari sondaggi che avevo fatto, sono rimasta del parere che questa colla è quella che per me è migliore sia per la bigiotteria in generale, quindi attaccare cabochon a dei perni di metallo o fermare i fili quando si lavora con il nylon, ma ho trovato veramente, l'ho trovata soddisfacente per l'embroidery. Quindi la mia amica sapevo che la vendeva e sono andata a prenderla. Quando sono andata lì, ovviamente ho visto questa rosellina. Questa rosellina in resina è veramente molto carina perché è tridimensionale, molto. Ora con la luce, ecco, forse così la vedete meglio. Molto ben rifinita e l'ho voluta acquistare per metterla come centrale in un lavoro dell'embroidery. Mi ha dato subito questa, diciamo, questa ispirazione, tra virgolette. E quindi niente, quando farò il lavoro poi farò vedere dove la metterò e sicuramente la utilizzerò con la catena che ho comprato nera, che ho preso dalla Fantasy Craft sicuramente. E poi sono andata lì, io siccome non ho ancora comprato le tila, ho visto questo colore che è veramente veramente bello e eccolo qui, e l'ho acquistato perché io penso di essere rimasta una delle poche che ancora non ha utilizzato le tila. Poi ovviamente vedendo altri tutorial dove le persone facevano vedere se erano perfette o meno perfette, io devo dire che queste mi sembrano, e sono tutte, cioè le ho controllate una per una, sono tutte perfette. Quindi io, a prescindere da che amica, non amica, quello che sia, dal prezzo o meno, perché comunque adesso non so queste quanto le ho pagate perché ho preso insieme altre cose, poi abbiamo chiacchierato come al solito, però so che lei le tila le vende da un minimo di 30 centesimi al grammo a un massimo di 70, quindi 30, 50 e 70 centesimi al grammo in base alle colorazioni che io non gli ho chiesto. Poi ovviamente se a qualcuno interessa qualcosa ve lo posso sempre dire più esattamente. Quindi questi sono i miei tre piccoli acquisti che ho fatto e sono rimasta veramente soddisfatta perché tutte quante, insomma, quando acquistavate le tila c'era questa cosa della perfezione. Queste sono veramente perfette. La rosellina mi è stata veramente di ispirazione, e la colla perché l'avevo finita. In più vi volevo far vedere che cosa ho combinato con il fimo. Se ve lo metto al dritto, forse anche perché con il fimo e gli stampi che avevo preso da Andromeda. Ecco qui. Questo è uno dei segni zodiacali. Poi ho fatto questo coglione. Sono scema, eh? Questo è, credo, l'acquario, perché col tritone, col tridente e tritone. Boh, vabbè. Questi sono i gemelli, poi ho fatto l'ariete verde, ho fatto i pisciolini rouge, mazza, parlo pure francese stamattina, e ho fatto il torello. Il toro è il mio segno zodiacale, quindi, e poi ho provato, che ormai li ho cotti, quindi ve li posso pure far vedere, a fare i nodi marinari col fimo. Non è che siano poi eccezionali, perché comunque ovviamente dalla parte frontale sono tondi, ma dalla parte retrostante sono piatti, non sono come i veri nodi marinari. Così è tondo e dietro è piatto. Però per fare qualcosa per me va benissimo. Quindi niente, ho fatto questo piccolo video soltanto, ecco, per farvi sapere queste cosine e continuo a dire, insomma, che veramente
Adesso devo trovare lo schema perché non so se ce l'ho, per fare la sfera con l'etila. Intanto l'etila questa volta ce l'ho però. Va bene ragazzi, intanto vi ho rotto a sufficienza. Vi mando un bacio e un abbraccio alla prossima. E un altro saluto alla mia amica Antonia.